Dal 18 al 21 marzo 2015, a Milano l'edilizia è stata protagonista. Oltre 200.000 visitatori, più di 1.100 incontri business to business, 1.450 aziende. Innovazione, tendenze, conoscenza, tutto questo è stato il MADE Expo 2015. Abbiamo incontrato Massimo Bonzano, che produce un pannello sostenibile di truciolare, utilizzato in molti modi. Con la nascita dell'OSB in POP abbiamo cercato di usare questo prodotto, che è nato per usi esclusivamente di edilizia, anche su settori differenti. Quindi il vantaggio del pioppo, che è una risorsa tipicamente italiana, tipicamente del nord Italia, ha delle caratteristiche completamente diverse rispetto all'OSB tradizionale in resinoso. Siamo riusciti a trasformare questa materia prima in un vantaggio, in un prodotto nuovo, attraverso appunto lo sviluppo di alcuni prodotti che vanno principalmente al settore automotive, quindi al pannello antisdrucciolo in primis, e allo shuttering, cioè il pannello per le casseformi. In più, sul settore del mobile, che è il nostro settore tradizionalmente storico, attraverso la verniciatura, con i pannelli colorati, siamo riusciti insomma a dare una valenza anche sul settore nostro più tipico, che è quello del mobile e dell'arredamento. Adesso abbiamo una bella iniziativa anche alla Sindone, dove in occasione dell'apertura della Sindone del MADE Expo l'Università di Torino userà tutti questi prodotti che lei vede, quindi il Grippan, che è il pannello antisdrucciolo, i verniciati in un'unica cornice, che sarà davanti a Palazzo Reale, sarà la zona dove i fedeli si fermano a pregare. Stiamo partendo con un prodotto nuovo che ha le caratteristiche della bioedilizia per il chilometro zero, perché la piantagione nasce in un raggio di 50 km, zero formaldeide, quindi zero emissioni di formaldeide, quindi prodotto in assoluto più naturale, più senza le colle, senza aggiunte di sostanze nocive e cancerogene. In più, è un pannello che nasce in Italia, e quindi sia come materia prima, sia come produzione, sia come trasformazione, sia come valore aggiunto. Quindi cerchiamo di dare sempre di più un prodotto bio e sostenibile, mettiamolo in questi termini.